nonostante ci fosse già stata fatta un'evoluzione di processo e anche di prodotto, continuavamo la riviera, però non riuscivamo a entrare in quella che chiamiamo la sfera magica. Quindi a cavallo del 2009-2010 abbiamo deciso di fare un importante investimento su un prodotto, fare un prodotto che in quel periodo fosse qualcosa di innovativo rispetto allo stato dell'arte. Il titanio, quindi abbiamo deciso di scegliere un tipo di acciaio che avesse delle importanti caratteristiche meccaniche, lo Sleipner della svedese, e qui abbiamo introdotto alcune caratteristiche particolari come il rotoblock, che è un nostro brevetto che permette di avere maggior sicurezza del prodotto. Abbiamo presentato quindi questo coltello alla fiera di Atlanta e abbiamo vinto il premio come coltello tecnologicamente più innovativo. Per quel momento la nostra azienda è cambiata. E lì ci siamo accorti quindi che l'investimento in prodotto, l'investimento in processo era un investimento che era, cioè, era la strada giusta, era quello che dovevamo continuare a fare. Arriviamo nel 2014, nel 2014 la strada che ci permette di crescita, la strada che ci ha permesso negli ultimi 3 anni di raddoppiare il fatturato, quindi decidiamo anche quest'anno di fare innovazioni. Era una tecnologia che partendo dalle polveri di titanio, utilizzando la fusione all'aria selettiva, permetteva di ottenere il manico. Il manico è un pezzo unico. Anche questa volta questo tipo di ricerca, questo tipo di investimento ci ha permesso. Siamo stati la prima azienda al mondo a produrre un coltello utilizzando questa tecnologia. Siamo tornati a casa da questa fiera di Atlanta con il premio di miglior azienda che produce qualità al mondo e come miglior coltello presentando in fiera. Quando nel primo anno del 2000 noi producevamo questi articoli, diciamo articoli artigianali, eravamo posizionati nella fascia medio-bassa. Non per forza, non sempre, il prezzo deve essere discriminante per poter raggiungere i risultati. La nostra esperienza ci insegna che investendo in tecnologia, investendo in processo, nonostante poi il prodotto finale costi di più, se però ha un valore intrinseco, i mercati e gli spazi ci sono. Allora, il distretto industriale del coltello e del metallo di Maniago è una realtà produttiva estremamente importante per questa regione, soprattutto per un concetto di produzione di nicchia e di qualità. Il distretto, parliamo della coltelleria, il distretto in questo momento ha una 60 di aziende che producono articoli da taglio, parecchi di questi vanno sul mercato con marchi propri, circa una 30, gli altri sono subfornitori. Quindi ragioniamo e lavoriamo su una 60 di aziende nelle quali stiamo introducendo dei concetti molto forti di innovazione di prodotto e di processo. Crediamo che il futuro sia proprio questo, cioè la ricerca di prodotti qualitativamente diversi e superiori rispetto a quelli che sono stati fatti nel passato, utilizzando sia materiali nuovi, quando dico materiali significa acciai diversi da quelli che sono stati utilizzati fino adesso e soprattutto con un sistema di produzione con livelli, con organizzazioni aziendali completamente diverse. Altra attenzione che stiamo ponendo proprio in funzione dei risultati che otteniamo introducendo nuovi processi, nuovi prodotti, è quello della ricerca di nuovi mercati, quindi l'internazionalizzazione. In questo momento di crisi stiamo vedendo che le risposte migliori ce le stanno dando, soprattutto per le aziende della coltelleria, i mercati degli Stati Uniti d'America quindi, e la Germania. Ricordo anche che Maniago è il più grande produttore di cavatappi professionali, quindi da sommelier. Circa il 70% della produzione italiana di cavatappi è fatto a Maniago, il 40% della produzione mondiale. Anche in questo caso l'apporto innovativo di forme, di design, di ergonomia, piuttosto che di materiali, fa sì che ci collochi, il mercato ci riconosca e ci possiamo collocare le nostre aziende nei primissimi posti a livello mondiale.